Presidente, vedete, io mi rammarico che abbiate già dato le dichiarazioni di voto contrarie o di astensione senza aver ascoltato la replica, perché vi siete privati perlomeno di alcune. Vi siete privati di alcune informazioni che potrebbero anche cambiare sostanzialmente. Io sono convinto che questa è una delibera da votare all'unanimità, per un primo per un motivo, che questa amministrazione, cioè queste 9 persone, si prendono una responsabilità che avrebbero anche potuto non prendersi. Inizio da qui una serie di riflessioni e ora vi do una serie di chiarimenti. La prima, perché arriviamo a questa delibera? Arriviamo a questa delibera perché c'è una richiesta di revisione dei conti, richiesta su cui non sono assolutamente d'accordo. Io la revisione dei conti non sono d'accordo, contesto totalmente questa cosa, però non voglio andare a fare polemiche, a fare confusione, eccetera. Quello che dico di revisione dei conti come prodotto per me è sbagliato, e lo dico da non da sino, la revisione dei conti, se fosse revisione dei conti di questo comune non l'avrei fatto. E l'ho detto al Presidente, l'ho detto alla ragioniera, l'ho detto a tutti quanti. Non si configura l'aspetto, perché noi facciamo questa delibera da un punto di vista tecnico, non da un punto di vista politico. Dal punto di vista tecnico, le regioni dicono non esistono più i residui che tu avevi accantonato, perché questa sentenza sposta. Io dico non è assolutamente così, perché in questo momento c'è il Consiglio di Stato, c'è l'appello, ci sono tutta una serie di cose, però onde evitare problemi per la futura amministrazione, noi ci prendiamo questa responsabilità, diciamo, portiamo una delibera e chiediamo alla nostra maggioranza, chiediamo tutto il Consiglio di poter votare questo. Lo dico con a verbale e senza tema di essere smentito, su questa c'è un'impostazione che è diametralmente opposta all'impostazione dei regioni. Prima. Lo facciamo perché non vogliamo lasciare alcun tipo di responsabilità per alla prossima amministrazione, come invece è capitato a noi, che come primo atto nel 2001 di questa amministrazione è stato di pagare un debito fuori bilancio su quella discarica di un milione e mezzo di euro. Giusto perché chi non c'era in quest'aula lo sa che noi ci siamo presi questa responsabilità. Lo dico magari al gruppo della Lega Nord, che ha lasciato quel debito e che questa amministrazione e questo sindaco si è assunto nel pagare quel debito fuori bilancio. Giusto per dire alcune cose. Secondo, anche, e non sono comunque d'accordo, anche mettendo il caso che i revisori avessero una qualche ragione, si poteva fare un'operazione di tipo completamente diverso e quindi mettere semplicemente quello che era la differenza rispetto a quello che Cordenone scontesta, rispetto a quello che Cordenone dice, stante il fatto che e a quel punto non avremmo portato nessun tipo di variante di variazione. Perché? Perché avevamo già messo a bilancio un milione, quanto era? 1.530.000 che erano già a bilancio dei bilanci precedenti, perché come avete anche sentito, ma come il buon senso può dire, al massimo fosse anche una contestazione fra una cosa e l'altra, non c'è una contestazione sulle quantità, lo dice già, sempre detto, ma insomma mai contestato le 43.000 tonnellate di reciprocità, fosse anche un discorso sulla cifra. Su 4 milioni e qualcosa di euro, al massimo la cifra, la differenza potrebbe essere qualche centinaio di migliaia di euro, al massimo un milione di euro. Quindi anche su questi sono già a bilancio, questi li abbiamo già messi a bilancio negli anni passati, quindi 1.500.000. Quindi, come vedete, facciamo questa operazione proprio perché, siccome siamo sicuri, abbiamo la massima trasparenza, abbiamo la massima non abbiamo nessun tipo di problema, lo facciamo. E lo facciamo coscienti che chiunque verrà a amministrare da maggio del prossimo anno in poi avrà, man mano che finiscono le cose, avrà denaro che si libera e disponibilità, quindi di spesa. Al consigliere Carrivo dico questo. Il problema
di quello che noi abbiamo fatto in questi anni in bilancio. Noi in questi anni in bilancio abbiamo messo le cifre che man mano ci liberavano e andavano messe. Quindi non abbiamo fatto null'altro che un'operazione contabile, trasparente, alla luce del sole e senza mettere meno di quello che dovevamo mettere. Adesso decidiamo di andare verso la direzione che il revisore ci indica proprio per non creare ulteriori problemi e lo facciamo. Quindi non è che abbiamo in qualche modo creato problemi sui bilanci, abbiamo semplicemente fatto quello che avrebbe fatto qualunque amministrazione, forse anche di più, perché avevamo messo anche di più di quello che dovevamo mettere. Ultimo, perché non abbiamo chiuso questa discarica? Per un motivo molto semplice, è qui chiamo in corso la provincia, chiamo in corso la regione, amministrate dai vostri gruppi, e dove buttate la sua conto. Ed è molto semplice, nel 2005 noi abbiamo chiesto a questa, no, unico, nel 2005 noi abbiamo chiesto, come è scritto anche nella sentenza, abbiamo chiesto l'ampliamento di queste discariche. Nessuno ci ha risposto ad oggi, quindi dal 2005 ad oggi, quindi c'è un anno di indi e poi tre anni di tondo, due anni di tondo, quindi c'è un anno e mezzo di indi e due anni di tondo. La provincia invece è sempre vostra, se ho visto siete voi come iniziare la procedura a parte della provincia, dal 2005 ad oggi non c'è mai risposta. Ed è il motivo per cui la discarica non è chiusa. Perché nel momento in cui abbiamo fatto una domanda di ampliamento rispetto a un tunnel, così come chiesto anche dall'autorevole presidente dell'ACAP, che è anche presidente di tante altre cose, eccetera, eccetera, no, noi abbiamo tenuto in sospeso il tutto. Ma poi siamo anche la guerra c'è totale. Abbiamo tenuto in sospeso il tutto proprio perché c'è questa domanda di ampliamento, a questa domanda non c'è mai stato risposto e quindi a questo punto noi come facevamo a chiuderla senza aver proposito? È così, è esattamente questo il senso, non c'è neanche una via per quel punto, se lo dico verbale quindi è verbale, chiunque può andare a verificare questo. A questo punto non abbiamo ancora risposto rispetto a questo ampliamento, non ci viene dato o non ci viene neanche negato, basta chiudere la partita e dire è negato, fine, chiusa la trasmissione. E noi diciamo va bene, chiusa la trasmissione, chiediamo che la discarica venga chiusa definitivamente. Cari amici, ognuno deve prendersi anche le proprie responsabilità, perché altrimenti è troppo facile per tutti. È troppo facile per tutti, fate pure le telefonatine che volete fare. Fate le telefonate che non c'è più nessun problema. Ecco, perché quando parlo perché sono molto preparato su queste cose, molto preparato. Non parlo mai per niente, ricordate? Allora, fatevi pure, votate pure contro, noi come maggioranza ci prendiamo tutte le nostre responsabilità, l'abbiamo sempre fatto, non c'è problema. Ma non giocate, non giocate sul manico su queste cose.